sia stata un'estate positiva. Io ne parlo in termini soprattutto economici, almeno abbiamo ascoltato alcuni imprenditori, alcuni titolari di attività che vanno per la maggiore che erogano servizi ai turisti. Rispetto soprattutto all'anno scorso, a 2 anni fa, le cose sono migliorate. Chiaramente io dico non per merito nostro, ne parliamo così in generale. Stiamo già lavorando a 2 o 3 cose, ma ci stiamo lavorando da quando ci siamo insediati. Noi abbiamo delle cose in sospeso per quanto riguarda, delle grosse cose in sospeso per quanto riguarda l'amministrazione e i nostri programmi. La zona industriale, no? Quella zona di fronte all'Agip, è indubbio che lì. Insomma, è una zona lasciata ad attività sporadiche, invece quella potrebbe essere il volano di una certa economia. Mi riferisco ad attività artigianali e chissà, mini industriali. Abbiamo la zona lungo la panoramica, anche lì è un qualcosa che è sospeso da 30-40 anni, ma non mi riferisco al Porto Canale ormai. C'è chi dice che il centro storico è stato abbandonato quest'estate, è stato dimenticato da questa amministrazione negli ultimi 2 anni. Lei cosa risponde? È un ritornello di chi vuole speculare su queste cose. Poi basta venire al comune e uno si rende conto di come stiamo insistendo per far sì che alcuni lavori tra l'altro che l'amministrazione Lamboglia non avrebbe mai fatto fare, perché stiamo parlando, ma con questo dobbiamo concludere, stiamo parlando di quello scempio che l'amministrazione che mi ha preceduto ha voluto perpetrare nel centro storico, cioè quella strada che dalla piazza ex Vallone del Ponte porta, non so perché, al convento. È che però non siamo riusciti a non far realizzare perché i lavori erano appaltati e non potevamo stopparli.